5, 4, 3, 2, 1, 0. Questi siamo noi. Siamo quelli che amano sognare, ma anche dare grande concretezza alle proprie ambizioni. La sfida più impegnativa che io e il mio team abbiamo dovuto affrontare è stato l'arrivo della Urus qui a Sant'Agata, una macchina completamente diversa da quelle che attualmente produciamo. Una sfida che comportava l'ideazione e la realizzazione di un nuovo processo produttivo, come anche il raddoppio delle superfici dell'azienda. Tutto in soli 365 giorni. E grazie a un enorme sforzo che ha coinvolto tutta l'azienda, ecco, posso dire che questa sfida è stata vinta. Abbiamo reso possibile ciò che a prima vista sembrava impossibile. Since we made it possible. La grande sfida per la nostra ricerca e sviluppo è stata quella di trovare il modo di mettere il DNA di una supersportiva, di una Huracan, di una Aventador in una macchina come questa, in una Urus, un SUV. Questo è stato l'obiettivo, il compito che abbiamo dato ai nostri ingegneri. Abbiamo creato il profilo di come doveva essere una Urus per avere il DNA della Lamborghini. Il motore è il cuore delle nostre vetture. Abbiamo scelto un V8 biturbo, 4 litri, 650 cavalli, 850 Nm. Questo è il primo turbo della storia Lamborghini. Il turbo serviva perché questa vettura deve essere in grado di muoversi su qualsiasi superficie affrontando qualsiasi tipo di ostacolo. Il nostro è l'esempio, io credo, e lo dico con orgoglio, di come nel nostro paese, se esiste la volontà di fare le cose, le soluzioni tra pubblico e privato si possono trovare, e anche in fretta. Ma è un'azienda che non si chiude in se stessa, perché le collaborazioni con il MIT per lo sviluppo della vettura del terzo millennio. Ancora grazie ai nostri azionisti per credere in noi, soprattutto grazie a tutte le donne e agli uomini che lavorano con passione, dedizione, ogni giorno in questa fabbrica. Sono loro che fanno la differenza. Io credo che sia giusto vedere la fabbrica del Since We Made It Possible. Di questa manifattura siamo orgogliosi come governo. Lamborghini è un esempio di innovazione che nasce dal territorio e si proietta nel mondo. Viva la Lamborghini, viva l'idea di una manifattura che non perde le sue radici, ma che si trasferisce nel futuro con la tecnologia, ma con il know-how antico di questi territori. Auguri a tutti e di nuovo viva la Lamborghini.